see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsi snopassaules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Stereo 5, benvenuti a Voci dal Mondo. Un anno fa a Cuneo si svolgeva la visita straordinaria dell'Associazione Italiani della Romania tramite Spazio Mediazione e Intercultura. Questa visita ha generato molte esperienze interculturali sia sul territorio del Piemonte sia in Romania. Bene, in questa occasione è stato coinvolto un gruppo di ballo occitano di Rocafort Mondovì che ha avuto l'occasione di scoprire questa comunità particolare della Romania. Oggi è venuto a trovarci in studio Nicola Gaiero, integrante del gruppo del ballo occitano, e per parlare giustamente di ballo occitano, ma anche di un viaggio che hanno fatto in Romania recentemente. Benvenuto a Voce dal Mondo, Nicola. Grazie, grazie molte. Nicola, come nasce la tua passione per il ballo occitano e come è viverla all'interno di un gruppo? La mia passione è nata casualmente una decina di anni fa circa, quando insieme con mia figlia abbiamo iniziato a frequentare un corso di balli occitani organizzato dall'Associazione Culturale Artusin di Rocaforte Mondovì. Abbiamo iniziato frequentando il primo corso, poi siamo passati al corso avanzato, poi sono nate amicizie per cui alla sera, il sabato sera principalmente, ci trovavamo insieme un gruppo di amici del Monregalese per andare a ballare in giro nelle varie feste. In seguito a questa esperienza, dopo alcuni anni, è venuta la proposta di far parte del gruppo di ballo dell'Associazione Culturale Artusin. E così ho accettato e sono iniziati ulteriori corsi, perché comunque abbiamo studiato parecchio, e poi le prime esibizioni in pubblico. Bello. Con un costume tradizionale, grandi emozioni sotto questo profilo. Dopodiché sono iniziati i viaggi, e quindi viaggi in Italia, viaggi all'estero e in ultimo anche il viaggio in Romania. Nicola, la musica è importante nel vostro lavoro ovviamente, ma è un supporto a cui fare riferimento? La musica non è solo un supporto, perché è certamente la base della danza, ma soprattutto nelle esibizioni ci permette di comunicare qualcosa in più, a maggior ragione quando la musica è accompagnata dal canto, perché i canti popolari raccontano storie particolari, storie curiose, storie a volte divertenti, a volte drammatiche, e sono molto utili per comunicare. Infatti a noi piace raccontare quello che facciamo, e quindi raccontiamo la nostra danza, le sue origini, le sue caratteristiche, le posizioni, il modo di muoversi, le posizioni di uomo e donna, eccetera eccetera. Ma soprattutto quando abbiamo una canzone è anche molto bello raccontare la storia, spiegare la storia della canzone. E quando ciò è avvenuto all'estero, con uno sforzo rilevante che ha coinvolto anche i mediatori culturali, abbiamo cercato, nel limite del possibile, di presentarle nella lingua originale, proprio come forma di rispetto e di omaggio nei confronti dei popoli che ci hanno ospitato. Ecco che le nostre curente sono state presentate in catalano, sono state presentate in estone e sono anche state presentate in rumeno. Possiamo dire in qualche modo che il ballo occitano è anche un ballo interculturale? Assolutamente sì. Vedi, il territorio occitano a cui fa riferimento la nostra associazione, ma a cui fa riferimento anche tutte le persone che nel territorio cuneese ballano, e sono tantissimi,
sono abituati a fare riferimento a questa cultura occitana, questa nazione occitana, che è una nazione che non ha mai visto, che non è mai nata, però tiene così un territorio molto ampio che va dalle valli occitane piemontesi fino ai Paesi Baschi, anche la Valle di Aran, anche Olivetta San Michele è qui vicino, che però è già in Liguria, e addirittura persino Guardia Piemontese in Calabria. Per chi è appassionato di danza, quindi confrontarsi con danze piemontesi, francesi, basche, è tutto normale, è del tutto normale. Ma poi l'appetito viene mangiando, la curiosità viene fuori tutti i giorni, e quindi ecco i confronti con la Sardegna, per esempio, con il Sud Italia, ma anche il Nord Europa e anche i paesi dell'Est Europa. Ecco, quindi è un linguaggio internazionale. Le esperienze, per esempio, immaginiamo quello che è l'idioma estone, molto complesso, una lingua veramente difficile. Il linguaggio internazionale della danza ci ha permesso di ballare, ci ha permesso di giocare, di divertirci e di creare delle importanti amicizie. Bellissimo, davvero bello. Bene, per entrare giusto veramente nel clima dei balli occitani, vi lasciamo con una musica curenta del Val Ellero. I Voci dal Mondo torna tra poco, restate con noi. Una bella socia, entra in paese niente sto, e non mi si sta ma Gianetta, Gianetta 15 anni, via capitai è una grossa guerra, e un se bella brut partì, e a sa povera Gianetta, e piura sempre la nozze di, piura nient'anto bella Gianetta, o oh, Gianetta piura nient'anto, che la guerra è anni lunga, o che bello torna ca. Ben lunga pizzetagni son passati, e a sa povera Gianetta i se facci in attramur, can la guerra ia sto finia, e un se socio l'hai tornato, e alla porta la Gianetta ia nata tampagno, tampagno nient'anto, bel matetto, bel matetto, tampagno nient'anto, che aria c'è già Mario, e l'amor può schifo con te. Gianetta, cabo da perdo da gagno, un usiva l'as da picche, l'altro usiva l'as da fiu, e chi gagna la bella Gianetta, lei sta un se prima mur, e puteme si na butta, e na butta con di bicei, che beuma na vela vota, nar quar del prima mur. Thank you.
Bentornati a Voci dal Mondo, sono in studio con Nicola Gaiero del gruppo di ballo occitano di Roccafort de Mondovì. Bene Nicola, come dicevo nella prima parte, il vostro gruppo è stato in Romania, invitato dall'Associazione degli Italiani in Romania, Roazitti. Come è avvenuto questo invito? Quando siete stati? Per quale evento? Allora, noi siamo partiti il 4 di ottobre dall'aeroporto di Torino Caselle e siamo arrivati a Bacau. Qui abbiamo partecipato principalmente a due eventi. Il primo è stato l'inaugurazione di un centro culturale presso il monastero ortodosso di Varatec. È stata una bella esperienza perché hanno costruito questo centro culturale molto carino, molto intimo, e ci sono stati diversi momenti e abbiamo concluso noi con la nostra presentazione, la presentazione delle nostre danze fatta rigorosamente in rumeno. Bello. Spero abbiano apprezzato, alla fine mi hanno detto che hanno capito quello che abbiamo spiegato. Ecco, il momento più bello è stato quando abbiamo coinvolto tutti i presenti al suono dei nostri musicisti, li abbiamo coinvolti nelle nostre danze e abbiamo danzato tutti insieme. Dopodiché ci siamo spostati nella città di Asci e qui abbiamo partecipato al Festival Confluence 2017 in due tipologie di momenti. Nel momento pubblico, quindi la sfilata per le vie della città e la partecipazione al grande spettacolo nel teatro, molto molto interessante, molto bello. Qui abbiamo visto danze provenienti dalla Grecia, dall'Ucraina, danze israeliane e anche danze italiane proposte dalla comunità italiana, e poi ci siamo esibiti noi come ospiti. Ma il momento più bello, il momento che ci ha colpiti di più, è stato insegnare le nostre danze ai ragazzi delle medie, molto volenterosi, molto bravi in tutto quello che riguarda il ritmo e la musica. Con loro abbiamo passato due interi pomeriggi. Il primo incontro è stato un po' difficile perché sì, le lingue sono simili, ma non poi così uguali. Certo. Il primo momento è stato un po' di imbarazzo, dopodiché, grazie alla musica, grazie alla danza, ci siamo tutti, sia loro sia noi, ci siamo sciolti ed è stato veramente una festa. Vi assicuro che vedere quei ragazzi delle medie, ragazzi rumeni, ballare la curenta della Valvaraita, vi assicuro che è stata un'emozione incredibile, indescrivibile. Che cosa vi è rimasto anche nel cuore dopo aver conosciuto la Romania, la comunità degli italiani, ma anche i tantissimi rumeni che collaborano alla conservazione del patrimonio linguistico e culturale italiano? È stata un'esperienza molto molto bella. Abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo conosciuto tanti italiani che hanno lavorato per molti anni in Romania. Con loro abbiamo passato molti momenti ed abbiamo ascoltato con profondo rispetto quello che è stato il lavoro da loro fatto in passato, ma abbiamo avuto anche una testimonianza di quello che fanno tutt'oggi. Abbiamo anche provato, io personalmente, vicino a una di queste persone, che mi ha fatto fare le prove, mi ha dato un test e mi ha detto adesso leggi, e mi correggeva, mi insegnava. È stato curioso, ma è stato anche molto bello vedere persone non di origine italiana che comunque lavorano per diffondere con grande curiosità per tutto quello che nel nostro caso era la musica, la danza, ma anche la cultura, tutto quello che c'è dietro al nostro lavoro. E poi, mi ripeto, lo so, però il rapporto con questi ragazzi è stato veramente meraviglioso. Questi li porteremo nel nostro cuore sempre. Bene, il nostro programma sta arrivando alla fine. Ringrazio Nicola per essere venuto oggi. Siamo grazie a voi. Davvero contenti di aver conosciuto il vostro gruppo e proseguire con questa collaborazione già in tanti eventi. Grazie davvero, Nicola. Voce del Mondo torna la prossima settimana e vi salutiamo con la curenta della Val Chisone di Gian della Rivello. Buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci, buongiorno.
I see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kojga. Voč din lume. Balsis no pasaules. Dinja kambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Abbiamo trasmesso Voci dal mondo, una trasmissione curata da Spazio Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, che ha sede in via Carlo Barbero 6 e risponde al 377-428-0224.